Rieccoci qui, è giunto il momento di scegliere per voi il gollonzo di questa giornata. E non è stato facile, possiamo preannunciarvelo. Vi ricordiamo cos'è un gollonzo è il gol più stupido, dai Carlo. Per motivi ancora non chiari non l'abbiamo chiamato il gollupido, comunque questo è il primo. Ma dai, a 100 all'ora. Sicuramente non è questo, perché è troppo facile, sì, da 3 metri sparare a 100 all'ora, sono capaci tutti, non è un gollonzo. Vediamo Eranio. Vediamo Eranio, triste e solitario, citava una vecchia canzone. Già, stop di petto e tiro. No. Allora? Non ci siamo. No, troppo facile. Aspetta, Berti può essere, contro l'Ascoli, vediamo. È un bel sinistro, dai. E poi contro l'Ascoli segna chiunque. Vediamo il gol di Zola. Può essere, c'è Mela che lo aiuta, Potrebbe essere un gollonzo, osserviamolo bene. No, mi rifiuto. Forse non l'ha fatto apposta, ma forse sì, quindi non va bene. Sai che forse oggi non c'è il gollonzo? Ma sai che può essere? Aspetta, c'è già un buon inizio con Sergio che cade, Giampaolo crossa, forse ci siamo? Sì, è abbastanza scarso, Passate in mezzo a 12 per... siamo quasi, vediamo, si può fare di meglio però. Braglia esce a vuoto, è il gol di Raducioio, questo già potrebbe essere un gol. Poi ha segnato Raducioio, Secondo me è lui, però vediamo quest'ultimo. A meno che questo cosa è Di Mauro? Vediamo un po' il gol di Di Mauro. Beh, siete un po' di tutti in area. Non ho dubbi. Un gollonzo questo. Oltretutto andava anche annullato, quindi più gollonzo di questo. Sai perché è un gollonzo? Perché è proprio il gol più stupido della giornata. È vero, rivediamolo anche. Vediamo se era regolare, ci sono state delle contestazioni. Allora vedete, da Di Mauro butta una saponetta in mezzo alla rete, De Napoli va di corsa a prenderla e lui può insaccare a Giorgio. E guarda la traversa che balla. Sta ballando ancora, credo. E allora ha vinto lui, ha vinto Di Mauro il gollonzo di questa giornata.